Buongiorno a tutti, oggi video molto diverso dal solito e in questo video voglio appunto parlarvi un po' di questo sito. Il sito in questione si chiama pointshop.it e fa parte di un network composto appunto da altri quattro siti che sono Point Trade, Point Blog e Point Deal. Man mano vi parlerò anche degli altri siti, mentre oggi partiremo appunto da Point Shop. Cos'è Point Shop? È un sito su cui accumulare punti tramite campagne d'acquisto oppure campagne di pura visualizzazione oppure iscrizioni a newsletter, eccetera. E con questi punti appunto voi potete prendere dei regali che sono disponibili nel loro shop. Ma andiamo nel dettaglio e vi spiego con più precisione di cosa stiamo parlando. Allora, come inizialmente ovviamente dovete iscrivervi al sito. Io mi sono già iscritta e ho già preso anche un premio. È stato il primo premio che ho preso dopo circa un anno che ero iscritta a questo sito e non usandolo nemmeno in realtà tutti i giorni. Quindi io mi collego tutti i giorni a Point Shop e come vedete nella home page c'è la domanda del giorno, eccola qui. Un primo passo per fare due punti è appunto rispondere correttamente a questa domanda. Ora risponderemo insieme. Allora, hai effettuato un acquisto presso il sito di Ariete Store e ti sono stati accreditati 195 punti. A quanto ammonta l'ordine che hai effettuato? Rispondi correttamente e guadagna 2 punti. Trova la risposta su questa pagina, quindi io apro questa pagina e mi dà la scheda del partner Ariete. Come vedete qui c'è scritto, tu guadagni 3 punti per ogni euro speso. Quindi se ho guadagnato 195 punti, ho speso 65 euro. Clicco sulla freccetta e come vedete la risposta è corretta. Mi sono stati accreditati 2 punti nel mio account. Altri metodi per fare punti sono le campagne click, che io faccio quotidianamente. Quindi clicco su campagne click. E come vedete trovate questi 5 link. Ogni link vi rimanda a un sito. Dovete praticamente visitare questo sito per 30 secondi, uno per volta, e vi verranno accreditati 2 punti per ogni sito visitato. Questo è il primo, come vedete, si tratta di Sunglasses Shop. E qui sopra c'è scritto, come ricompensa per aver visitato questo sito ti verranno accreditati 2 punti sull'account tra 15-14 secondi. Quindi non appena i secondi saranno terminati, posso vedere sul mio account i 2 punti accreditati. Quindi 1, 0, attendi cortesemente, 2 punti sono stati accreditati sul tuo account. Ritorna su Point Shop. E come vedete appunto i 2 punti sono stati accreditati sul mio account. Qui erano 1405 e qui risultano 1407. Con lo stesso metodo diciamo che visito anche gli altri 4 siti. Per chi è all'inizio in realtà può accumulare punti anche iscrivendosi per esempio alle newsletter. E cosa fondamentale, bisogna iscriversi con la stessa mail con cui ci si è iscritti a Point Shop. Quindi in questo caso ci si può iscrivere a My Special Key e in un solo click e guadagnare 100 punti e 20 punti. Queste sono campagne assolutamente gratuite. Altri metodi molto semplici per guadagnare punti gratuiti, ovviamente, si trovano in varie. In varie troviamo
altri modi per accumulare punti. Allora, uno di questi è imposta Point Shop come pagina iniziale. Io l'ho impostato ogni volta che clicco, cioè ogni giorno, se clicco sulla casetta, appunto, apri pagina iniziale, mi vengono accreditati 5 punti. Visita Point Shop tutti i giorni. Se entro nel sito di Point Shop, mi vengono accreditati 5 punti ogni giorno. Se esprimo la mia opinione sul sito di Point Shop, ma anche su Point Trade, Point Blog e Point Deal, mi vengono accreditati dei punti. Come abbiamo già visto, rispondere correttamente alla domanda del giorno mi fa guadagnare 2 punti. Bloggare su Point Blog, che è il partner appunto di Point Shop, che vedremo successivamente, vi fa guadagnare dei punti. Inoltre rispondere alle domande dell'Accademia, dove ci sono praticamente delle domande che riguardano appunto i vari siti e ve le mostrerò tra poco. Fare un video che verrà pubblicato su YouTube farà guadagnare in realtà 130 punti agli utenti ordinari e 1300 punti per gli utenti VIP. Gli utenti VIP, per diventare tali, appunto, devono fare un abbonamento a pagamento per un tot di giorni e hanno ovviamente tantissimi privilegi in più. Però io mi limito semplicemente a utilizzare tutte le funzioni gratuite di questi siti e comunque ho dei risultati. Nella seconda parte di questo video poi vi mostrerò anche quello che sono riuscita ad acquistare appunto gratuitamente con il buono richiesto su questo sito. Quindi il video su YouTube e classificare le campagne d'acquisto a cui si prende parte, o anche le campagne gratuite, che però io non faccio mai perché sono molto complicate, i punti vengono accreditati dopo tantissimo tempo e quindi onestamente non ne vale la pena, secondo me. Qui classificando le varie campagne, appunto, si riesce ad ottenere dei punti. Allora, stavo parlando dell'Accademia, entriamo appunto nell'Accademia. Come vedete, io ho già risposto a tutte queste domande. Se rispondete correttamente a ogni domanda, vi vengono accreditati dei punti, quindi questi sono in realtà dei piccoli questionari con 5, 6, 7 domande alle quali bisogna rispondere correttamente e appunto vi vengono accreditati i punti. Come vedete sono su Point Deal, Point Shop, sull'abbonamento VIP. E come farsi rimborsare fino al 10% del valore dei punti spesi nello shop, eccetera. E quindi questo è un altro metodo per guadagnare punti. Cosa possiamo prendere con i punti che abbiamo accumulato? Basta andare nello shop e rendersi conto appunto delle categorie che ci sono nello shop. Queste sono le categorie dei premi disponibili. Io ho scelto delle carte regalo perché fino a poco tempo fa non erano presenti né la sezione informatica né la sezione fotografia, che sono fondamentalmente le sezioni che mi interessano di più. Però comunque prendendo le carte regalo, eccole qui, carte regalo, Amazon Shopping Card. Io ho richiesto questa carta qui da 50 euro. Dopo pochissimi giorni mi sono stati inviati i codici e ho acquistato appunto dal sito Amazon, aggiungendo il mio buono regalo al credito del mio profilo. Per tenere sott'occhio tutte le diciamo i premi che vorreste prendere su Point Shop, c'è la funzione aggiungi alla lista desideri. Questa funzione consente appunto di tenere sott'occhio tutti i premi che voi vorreste richiedere. Si accede da Shop, lista desideri. E in questo momento state vedendo la mia lista desideri. Alcune delle cose mi rendo conto che rimarranno soltanto dei desideri perché ci vogliono talmente tanti punti che non ci riuscirò mai.
Però comunque molte cose sono fattibili, ad esempio il profumo Hypnotic Poison con 25.290 punti è fattibilissimo, anche se credo che fondamentalmente non lo acquisterei mai tramite dei punti, perché con quei punti riesco a prendere delle cose forse più utili. Quindi in questa sezione tenete sott'occhio quanti punti vi mancano per prendere quel tipo di premio. Fondamentalmente, da poco hanno aggiunto anche le shopping card della Troni e quindi io non so, penso in futuro di prendere una carta regalo Amazon oppure o da 50 o spero da 100 euro, così insomma si riesce a comprare qualcosina in più. Cos'altro dire? Ovviamente se avete domande c'è il centro assistenza. C'è anche la sezione con le FAQ più le domande più richieste. Nella sezione il mio account troverete tutti i movimenti dell'account, quindi tutti i punti che avete accumulato. In questo caso io ho nel mio account punti anche i punti guadagnati con Point Blog e Point Trade. E poi, ultima cosa, direi che c'è appunto questa possibilità. Quando vi viene inviato un premio tramite Point Shop, voi potete riscattare il 2% dei punti che sono stati utilizzati. Ad esempio, io ho utilizzato 20.000 punti per prendere la carta Amazon. Inviando la mia foto con la scritta "Grazie Point Shop" e i regali in primo piano ricevo appunto il 2%. Qui vedete 10% perché ovviamente si tratta di utenti VIP, che vi ricordo è una funzione a pagamento del sito. Infatti qui come vedete c'è scritto "non hai un abbonamento VIP attivo". A me è stato rimborsato soltanto il 2% dei punti. Qualora poi vi interessino altri tipi di funzioni, potete tranquillamente spulciare il sito, come ad esempio qui la percentuale d'acquisto. Se acquistate per esempio l'antivirus McAfee, vi vengono dati, diciamo così, 20 punti per ogni euro speso. Il bracciale salvavita, se lo acquistate, vengono dati 18 punti per ogni euro speso e così via. Sono tantissime campagne. Io ripeto, non ho acquistato niente in queste campagne d'acquisto. Mi limito soltanto a utilizzare le campagne click soprattutto. Quindi nulla, io spero di esservi stata d'aiuto, se avete domande chiedetemi informazioni qui sotto al video e prossimamente farò il video anche sugli altri siti che fanno parte appunto del network di Point Shop. Vi mando un bacio e alla prossima, ciao ciao!